Cosa avremo scoperto nel 2062 al ritorno della cometa di Halley? Ogni anno, all'inizio di dicembre, andiamo in soffitta a un ripostiglio a cercare gli addobbi natalizi e la stella cometa non può mancare. Insomma, usiamo questa cometa di cartone per fare una specie di bilancio di quello che ci è successo. Beh, in maniera analoga possiamo fare un bilancio dell'avanzamento tecnologico, del progresso del genere umano usando una cometa vera in cielo. Si tratta della cometa che oggi chiamiamo cometa di Halley, che da almeno 2000 anni, ma probabilmente da molto di più, ogni 76 anni passa vicino alla nostra Terra. Ma cosa sono le comete? Le comete sono dei corpi minori del Sistema Solare, fatte da un mix di roccia, ghiaccio, materiali volatili, insomma, gli stessi elementi che sono serviti per la formazione dei pianeti. Ogni tanto qualcuna, per un incontro gravitazionale caotico, magari con un pianetone, si fionda giù nell'interno verso il Sole, passando vicino alla Terra. Andando verso il Sole, incontra la radiazione solare che, colpendo il ghiaccio, lo fa evaporare insieme a della polvere. Insomma, dalla parte opposta al Sole, la cometa sviluppa una specie di lunga coda, anzi una chioma, la stella cometa. E sono proprio queste splendide chiome che fa vedere le comete al genere umano. Ad esempio, sappiamo che nel 1301 Giotto di Bondone, con il suo occhio di pittore, vide una cometa, quella che oggi chiamiamo cometa di Halley, la vide talmente bene da dipingerla sopra la Natività nella cappella degli Scrovegni. Nel 1700 l'astronomo inglese Edmund Halley poté osservare molto meglio la cometa e predisse che sarebbe ritornata ogni 76 anni. Il passaggio del 1910 fu possibile per la prima volta fare una fotografia della cometa di Halley. Quando si ripresenta puntuale nel 1986, un'intera flottiglia di sonde parte verso la cometa di Halley. E quella che è riuscita meglio fu proprio la sonda europea, che avevamo chiamato Giotto. Riuscì ad arrivare a meno di 500 km dal nucleo, trasmettendo delle immagini incredibili. Il nucleo era nero che più nero non si può, l'oggetto più nero del Sistema Solare, un nero assoluto. Ora la domanda è: che cosa ci resta da scoprire da qui al ritorno della cometa di Halley nel 2062? Ben sapendo che ogni scoperta è l'inizio di una nuova ricerca. Nel prossimo episodio, cosa resta da scoprire sul cervello?